Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi inauguro in collaborazione con Fedikitty, che saluto e ringrazio, un video tag rubrica settimanale che è i più usati della settimana, uso consapevole dei miei trucchi. Questo video tag sta girando tantissimo qua su YouTube e secondo me è molto utile, in quanto consiste nel concentrare di settimana in settimana la nostra attenzione e quindi l'utilizzo sui prodotti che magari acquistiamo e lasciamo lì inutilizzati, in modo da utilizzare un po' tutti quanti i nostri trucchi in maniera più responsabile e consapevole. Inizio subito partendo dal prodotto che io utilizzo di più per il make-up, che è l'ombretto. Allora, in questo periodo, l'ho già detto in un video precedente, non mi vedo più di tanto con i trucchi molto sofisticati, molto intensi, però preferisco trucchi nude o addirittura trucchi molto semplici realizzati con un unico colore, per cui mi sono concentrata innanzitutto su questa palette della Kiko, che è la Rain Smoky Shades numero 4. La quale è composta da queste sei cialdine, scusate, molto belle, mi è stata regalata da poco, ma io ho concentrato l'utilizzo su queste due qua, per cui in pratica questo colore neutro e questo marrone meraviglioso, entrambi shimmer, con i quali in pratica creo un trucco nude molto semplice, però glitterato, per cui magari anche quando capita un'uscita serale. È andato molto bene, per cui ho deciso di concentrarmi all'interno di questa palette soprattutto su questi due colori qua. Passando alle cialdine uniche, queste qua di Essence, che come vedete sono innanzitutto questa, la numero 03 Starlight, che è molto bella, ed è questa qua. Vedete questo argentato glitterato bellissimo. Molto bella anche qui per un trucco semplicissimo monocolore, oppure questa qui marrone che non so, la numero, si vede solo il numero 06, si intravede, ed è questo marrone di nuovo glitterato, meraviglioso, che ricorda un po' quello prima di Kiko, per cui vedete veramente come ci si rende conto di accumulare dei doppioni, vedete è un pochino più scuro rispetto a quello di Kiko, però essenzialmente è sempre un marrone glitterato come quello là, adesso è andato via il colore dall'altra parte, e quindi insomma. Oltre a cercare di smaltirli, soprattutto mi sto rendendo conto di non dover più comprare marroni glitterati, ad esempio, quindi insomma, vedete che il video è già utile. E poi questo dorato che è il 35 Party All Night, che se vogliamo ricorda un po' il colore neutro di chi è più scuro perché questo è più un dorato, però è di nuovo un colore di base che essenzialmente insomma ho già e quindi per un po' non ne comprerò più di questo tipo di colori. Per quanto riguarda sempre gli occhi, passiamo al mascara. Allora, i mascara, diciamo che sto utilizzando di più in questo periodo sono due. Uno è un pochino meno recente ed è il Vamp di Pupa nero, che avevo acquistato, mi pare, tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Qua è un prodotto validissimo, è uno dei mascara che mi sono durati più di tutti. A me di solito il mascara dura un mese. Questo, come vedete, sta andando avanti 2 mesi. Per me è uno dei mascara ideali, quindi appena riesco lo voglio ricomprare perché è proprio quello che fa per me. L'altro mascara che vi dicevo, che ho acquistato la settimana scorsa, avevo postato anche delle foto su Facebook, è il Super Mascara Estremo di Collistar. Avevo postato una bellissima, bellissima, insomma, una bella foto dove si vedevano le ciglia molto separate, molto volumizzate e pigmentate. Sicuramente un mascara valido, vedete che lo scovolino è molto bello, però. In questo caso mi spiace dover dare un parere contrario a una ragazza che io seguo che è dolcissima, che è Mami Marta, che ha un canale bellissimo di video ricette che è Le Dolci Ricette di Mami. È lei che me l'ha consigliato. Devo dire, cara, che il mascara è bello, è pigmentato, come hai visto nella foto, le separa molto bene le ciglia, le volumizza. Però io trovo come difetto che sia un po' secco come prodotto. Devo dire proprio la sincera verità che non è che mi soddisfa al 100%. Finendo il discorso degli occhi, passiamo all'eyeliner, che come sapete è immancabile nel mio trucco personale. Sto utilizzando benissimo già da quasi 2 mesi questo qua della Sephora, in pratica l'eyeliner liquido con impugnatura ergonomica e punta sottilissima. Lo sapete, l'ho già detto, con questo eyeliner mi trovo benissimo, è estremamente performante, è quello che sto indossando oggi, è pigmentato, è preciso, dura e quindi questo insomma mi ci metterò dietro senza problemi, insomma anche qui magari non è consentito dal regolamento del video tag, ma veramente un prodotto che vi consiglio.
Qualche volta ho alternato con l'intento di finirlo, ma non perché sia un prodotto con il quale mi trovo male, quello, l'eyeliner in gel della Maybelline New York, l'Eye Studio Last in Drama, che io ho nella colorazione black numero 01, ma anche blu e marrone. Quelli là mi ci concentrerò la prossima settimana, perché è già un po' che sono lì inutilizzati. Questo, come vedete, sta quasi giungendo al termine, e quindi anche qui voglio arrivare alla fine per poi comprarne un altro sicuramente, perché è veramente un prodotto con il quale mi sono trovata molto bene. E questo qua lo applico con questo pennellino, che è il 210 di MAC, e veramente sono una accoppiata vincente, secondo me. Mi sono dimenticata, per quanto riguarda gli occhi, di dirvi della base. Per l'ennesima volta vi propongo la Kiko Eye Base Primer, che questa volta sta veramente per finire, vedete? Molte volte non si eroga neanche più il prodotto, per cui sono proprio agli sgoccioli, ecco. Passiamo alle labbra. Allora, per quanto riguarda le labbra, l'asset che ho usato di più, l'ho mostrato sempre in un video molto recente, è Rebel di MAC, che come vedete è questo colore che ormai conoscete tutte, perché sta andando molto di moda di nuovo in questo periodo, tante ragazze lo stanno proponendo perché comunque è il classico rossetto autunnale. Adesso passiamo, vabbè, brevemente ai prodotti viso, che come ho detto la scelta nel mio caso è molto poca, non so se l'ho già detto, perché io ho una pelle molto particolare e sensibile, per cui gli unici fondotinta che saltuariamente riesco ad utilizzare sono questi qua della Neve Cosmetics, per cui il Flat Perfection e l'Eye Coverage Mineral Foundation, rispettivamente nella colorazione Light Neutral e Medium Neutral. Il Flat Perfection è molto bello, come vedete la forma compatta è arricchita anche in componenti vegetali che lo rendono più vellutante sul viso, e mi trovo molto bene. Questo forse è più versatile come utilizzo, perché si può anche utilizzare magari come correttore su qualche piccola zona, anche da bagnato, anche mischiato con la crema idratante quotidiana, e quindi insomma sul viso ho utilizzato essenzialmente questi due prodotti qua e continuerò a utilizzare quelli. Come blush utilizzo spesso o questo qua rosato molto chiaro della Mega Palette di Sephora, questa tonalità qua chiarissima, oppure uno della Neve Cosmetics, che avevo acquistato ovviamente in cialda ed era gem, però purtroppo non so se mi era caduto, insomma avevo fatto dei pasticci per cui la cialda si era rotta. Io allora ho pressato la polvere e l'ho inserita in questa jar di MAC, vedete, in questa piccola jar di MAC. E come faccio? Praticamente la polvere è qui dentro, vedete? È un rosa molto più acceso. Io prelevo la polvere nel tappo girando il pennello e poi lo scarico ben bene e lo applico, ed è quello che ho su oggi. Per cui anche qui cercherò di finirla prima possibile, e probabilmente la riacquisterò con la cialda, perché era uno dei blush con i quali mi trovo meglio. Ecco, infine passiamo agli smalti. Io cambio smalto ogni due giorni, anche perché, come sapete, utilizzo come base il Trind Nail Repair, ormai da molti mesi sono soddisfattissima, che prevede proprio di essere applicato e tolto due giorni dopo, per cui in pratica un giorno sì, un giorno no, cambio smalto, anche proprio perché mi piace cambiare. Sapete, ho tantissimi smalti, e una palette di smalti che avevo acquistato quest'estate da Sephora era la Naked della Urban Decay. Smalti belli sicuramente, ma che mi sono resa conto proprio di aver lasciato un po' lì da parte, per cui mi concentrerò su questi. Ma per questa settimana ho già iniziato questo programma, e siccome è un periodo in cui ho voglia di smalti scuri, sono partita da questo, per cui lo smalto che ho utilizzato di più è stato questo qui, che è Creep, che come vedete è quello che sto indossando, ed è un bel nero glitterato. Per cui ragazze, questo è tutto per oggi. Vi ho mostrato appunto i prodotti che ho utilizzato di più questa settimana. Spero che il video sia stato in qualche modo utile e interessante. Per me, vi ripeto, è un programma utilissimo. Saluto ancora Fedi Kitty, la ringrazio per aver proposto questa collaborazione. Ciao cara, sai che è sempre un piacere collaborare con te e anche con tutte le altre ragazze. Io vi mando un bacione a tutte quante, vi ringrazio per la visione di questo video, e se vi fa piacere ci vediamo la prossima settimana per questo appuntamento. Ciao!